ringraziare per questo invito, anche perché per vedervi così numerosi sono leggermente intimidito. Spero di essere all'altezza delle aspettative che sono state generate. Questa è una conferenza il cui tema fondamentale sono le onde gravitazionali, quindi mi sono permesso di fare un piccolo corso in due minuti su concetti come lo spazio, il tempo e la gravitazione. E devo, diciamo, ricordarvi alcuni cambiamenti nel nostro modo di vedere lo spazio, il tempo e la gravitazione che sono successi nell'ultimo secolo e mezzo, diciamo. La prima cosa che è successa è che, mentre fino a metà dell'Ottocento, quando la gente guardava il cielo, la Luna, questi sono due pianeti, credo, queste sono stelle, diceva, beh, sto vedendo la Luna, questo pianeta, eccetera, ora. Quindi, quando sono le 5, ora del tè, e l'ora del tè dappertutto. Poi nell'Ottocento ci siamo accorti che la luce non viaggia a velocità infinita, ci mette un po' di tempo ad arrivare dalla Luna o dal pianeta, dalla stella fino a noi. Quindi quando guardiamo il cielo vediamo delle immagini che sono vecchie, perché vediamo la luce che è partita da questa sorgente un po' di tempo fa. Quanto tempo fa è abbastanza micidiale, perché le cose più vecchie che vediamo, che è la radiazione di fondo emessa dal Big Bang, dall'esplosione iniziale dell'universo, sono vecchie di 13 miliardi e mezzo di anni. La luce ha viaggiato per 13 miliardi e mezzo di anni prima di raggiungerci. Quindi in realtà quando noi guardiamo il cielo non guardiamo lo spazio, guardiamo lo spazio-tempo, perché guardiamo delle immagini ritardate. Perfino voi siete ritardati rispetto a me, nel senso che la luce per arrivare da voi a me ci ha messo un po' di tempo, pochissimo, irrilevante, però l'immagine che io vedo intorno a me è lo spazio-tempo e non è lo spazio. Questa è la prima grande rivoluzione, che è della metà dell'Ottocento, con la misura della velocità della luce. La seconda grande rivoluzione è sulla gravità. Voi sapete che la gravità l'abbiamo cominciato a capire nel 500-600 con Galileo e Newton. Newton pensava che la gravità fosse una forza che attirasse corpi, cioè una specie di corda, non so se avete mai fatto il giochetto di tirarvi un peso intorno, per farlo girare lo dovete tirare con una corda, e Newton pensava che c'è una corda che tira la Terra verso il Sole e la costringe a girare intorno al Sole come fa il ragazzo col sacco. In realtà quando è arrivato Einstein si è accorto di un'altra cosa che sembra una minuzia ma non lo è. Galileo già sapeva che se voi mettete due particelle libere nel vuoto e le lasciate stare, loro vanno dritte e a velocità costante. Non è così intuitivo sulla Terra, ma oramai lo sappiamo con i satelliti artificiali, non ci vuole un motore per continuare ad andare con velocità costante. Se c'è della materia, disse Einstein, le particelle continuano ad andare libere, ma andare libero nell'universo dove c'è la materia vuol dire seguire le traiettorie curve. Cioè Einstein si accorge che in realtà la materia curva lo spazio, quindi non c'è niente che tiri le particelle, è solo che la particella che sta cercando di andare dritta per la sua strada trova una strada curva, perché la materia ha curvato l'universo. E la manifestazione più evidente del fatto che l'universo è curvo è che se vi sedete su una delle due particelle, quando passate vicino alla stella vedete che la seconda particella accelera rispetto a voi, poi parte con una certa velocità, va sempre più veloce, poi rallenta, si allontana con una velocità costante. E questo è il sintomo della curvatura. Se lo spazio-tempo è curvo intorno a voi e mettete due particelle libere, le vedete improvvisamente accelerare una rispetto all'altra. Come diciamo, questa, vabbè, uno dice c'è la corda, l'altro dice lo spazio è curvo, ma chi ha ragione? E, diciamo, il fatto che lo spazio si curva si vede da un po' di fatti proprio molto semplici. Per esempio, queste immagini le avete viste tutti: l'astronauta che va a passeggio fuori dalla stazione spaziale, sembra che non ci sia più il peso. In realtà, lui sta seguendo la stessa identica traiettoria della stazione spaziale, perché quella è la strada per chi non è soggetto a nessun disturbo. E quindi loro vanno tutti insieme, voi lo vedete galleggiare rispetto alla stazione spaziale, ma in realtà è in orbita anche lui rispetto a... E se non credete che la materia curvi lo spazio, adesso noi questo effetto lo vediamo addirittura sulla luce, cioè la luce che passa vicino a una galassia, che è tanta materia, viene deviata, invece di andare dritta, gira. Questa cosa che vedete qui, che è una foto fatta dallo Hubble Space Telescope, dal telescopio spaziale, non aveva l'obiettivo sporco. Questo anellino qui non è un alone sull'obiettivo di Hubble, è la luce che viene da una galassia lontana e passando vicino a questa galassia che sta nel mezzo la gira, perché è curvata dalla gravità, si chiama la lente spaziale, e noi vediamo questo anello che è l'immagine di qualcosa che sta dietro alla galassia che sta in primo piano.
Quindi non c'è lo spazio al tempo, ma c'è lo spazio-tempo, e la materia curva lo spazio e le particelle seguono la traiettoria cubica. Questi sono gli interessanti. Ora immaginate che qualcuno sposti la materia violentemente, la muova violentemente da qualche parte. Queste di nuovo sono foto dello Hubble Telescope, e l'animazione serve a convincervi che quelle foto sono delle istantanee di due galassie che si stanno scontrando. Allora, se le galassie laggiù, molto lontane, a migliaia di anni luce, cambiano posizione nello spazio, la curvatura che loro generano qua, il fatto che loro curvino le orbite delle particelle, deve arrivare fino a noi. Ma siccome niente si propaga più velocemente della luce, anche la curvatura si propaga con la velocità della luce. Quindi voi fate casino con le galassie qui e dopo un po' da noi c'è un po' di curvatura, e siccome la curvatura si vede guardando se particelle libere accelerano una rispetto all'altra, se volete vedere le onde gravitazionali, mettete due particelle in caduta libera, misurate se stanno accelerando una rispetto all'altra, e se lo stanno facendo vuol dire che da qualche parte dell'universo sta succedendo una catastrofe cosmica in cui due galassie si stanno scontrando. Einstein è autore della teoria della relatività generale, che è il nostro miglior modello della gravità, la scrisse nel 15. Nel 16 si accorse che ci dovevano essere le onde gravitazionali, che ci dovevano essere queste onde di curvatura. Nel 16 poi non è successo più niente. E la prima volta che abbiamo avuto una conferma di questa, anzi Einstein le ridicolizzava, diceva sì sì va bene, ma se me le calcolate sono così piccole che non le vedremo mai, è una curiosità matematica. In realtà una novantina di anni dopo, gli astronomi, guardando due stelle che girano una intorno all'altra con un sistema, non ci perdo tempo, hanno visto che queste due stelle precipitano una nell'altra, e precipitano una nell'altra perché siccome emettono le onde gravitazionali perdono energia e cadono nell'altra. È come se ci fosse dell'attrito, no? Quando mettete la pallina nel buco che c'è dell'attrito, la pallina cade nel buco. La previsione di Einstein e la velocità con cui le stelle girano sempre più velocemente sono in un accordo pazzesco, fino alla terza cifra decimale, lì non ci sono trucchi. La linea è il calcolo basato sulla teoria di Einstein, i puntini rossi sono la misura di quanto velocemente le due stelle cadono uno dentro l'altro. Ovviamente le onde gravitazionali sono una cosa formidabile perché diciamo, sono emesse da tutto. Qualunque materia che si muove emette onde gravitazionali. Siccome sono molto debolmente accoppiate con la materia, questo è il dramma della nostra vita, cercare di rivelarle perché non si riescono a toccare, però attraversano tutto. Se c'è una stella in mezzo, l'onda gravitazionale gli passa in mezzo. E sono le uniche cose che, per esempio, emergono dalla superficie di un buco nero. Sono le uniche cose che emergono dal Big Bang e che si vedono dai primi istanti del Big Bang. E quindi l'appetito degli astronomi di costruire dei rivelatori di onde gravitazionali è enorme, perché è un modo diverso di vedere l'universo. In un certo senso sono analoghi al suono, perché la galassia che gira e fa il collasso emette queste onde gravitazionali, e dal tracciato che noi registriamo capiamo che cosa ha fatto la galassia. È un po' come quando voi sentite un suono lontano e capite che cosa sta succedendo da lontano con il suono. E quindi registrano il moto delle sorgenti celesti. Io ho un amico che usa questa analogia, che io trovo molto forte. Immaginate di camminare in una giungla e di essere sordi. Ovviamente la giungla è bellissima, lussureggiante, vegetazione lussureggiante, eccetera, eccetera, però voi avete una dimensione della giungla che è tutta diversa da quella che avete se sentite il suono. Se sentite il suono vi accorgete che nel fondo della giungla ci sono gli animali, non solo, ma dopo un po' capite se è un pappagallo lì e tre scimmie lì, se c'è una cascata sullo sfondo. Cioè vedete una dimensione della foresta che se usate solo gli occhi non vedete. La cosa è più drammatica dell'esploratore della giungla, perché, ed è questo il titolo accattivante della conferenza, viene da questo, dal fatto che queste onde gravitazionali sono un po' come aprire le orecchie sull'universo, e la drammaticità della cosa sta in questo. Oggi noi fisici sappiamo che dell'universo ne vediamo il 4 per 1000, cioè di tutta la materia e l'energia che riempie l'universo emette luce solo il 4 per 1000 della materia, tutto il resto è buio. Come sappiamo che c'è se è buio?
perché genera gravitazione e in particolare se si muove genera onde gravitazionali. Quindi è solo vedendo le onde gravitazionali, o anzi meglio ascoltando le onde gravitazionali, che noi finalmente possiamo vedere come è fatto l'universo. Quindi capite l'appetito e perché, come vedrete, la gente ha speso molti molti soldi per cercare di vedere queste onde gravitazionali, soprattutto di utilizzarle per ascoltare l'universo. Allora, dunque, come si vedono le onde gravitazionali? Ho detto prima, le masse si muovono, curvano l'universo, e se volete vedere se l'universo è curvo, prendete le particelle libere, buttate nello spazio e misurate, non so, la distanza tra di loro. Se questa oscilla, stanno passando le onde gravitazionali. Questo si fa con un rivelatore laser, che è molto simile al velocimetro della polizia, no? La polizia vi spara, adesso lo fa con laser anche la polizia, vi spara un raggio laser addosso, misura la frequenza della luce che viene riflessa, non dovete capire i dettagli, ma questo fa, e se voi state andando a velocità troppo grande, la frequenza si è spostata troppo e loro se ne accorgono. Il rivelatore laser dei rivelatori di onde gravitazionali è un po' più sensibile, perché gli spostamenti di cui parliamo sono spostamenti dell'ordine del diametro di un atomo, e dei rivelatori gravitazionali di cui vi parlerò ci mette un'ora a spostarsi. Quindi se volete sapere quanta distanza è come se foste partiti all'inizio dell'universo 30 miliardi e mezzo di anni fa e aveste percorso 12 km, non è molto veloce, la polizia non direbbe sicuramente niente. Questa conferenza fino a un anno e mezzo fa sarebbe stata, e dunque le stiamo cercando. Invece, le stiamo cercando sia con i rivelatori terrestri che con i rivelatori spaziali. Io vi parlerò molto dei rivelatori spaziali, però noi le stiamo cercando da molti molti anni con i rivelatori terrestri. Il rivelatore terrestre è fatto così: ci sono delle masse che sono degli specchi che pendono dal soffitto, non si riesce a farli liberi sulla Terra perché ti cadono sui piedi, pendono dal soffitto, al piano orizzontale sono abbastanza liberi, e io misuro l'accelerazione di queste masse qui e di queste masse qui. Le metto più lontane possibile, perché più sono lontane più l'effetto è grande. Sulla Terra sono 4 km più lontano possibile, non riusciamo a fare meglio. Questo è il vero rivelatore, uno dei due rivelatori LIGO negli Stati Uniti. Il 14 settembre del 2015 abbiamo visto il primo evento. Ci sono due rivelatori così ai due estremi degli Stati Uniti, più un rivelatore in Italia. Il rivelatore in Italia non è ancora in funzione, i due rivelatori negli Stati Uniti simultaneamente sono in questi due posti qua, hanno visto questo segnale, è un po' disturbato, ma vi garantisco che non è un segnale per caso, sono onde gravitazionali, c'è tanta di quell'informazione che immediatamente i nostri colleghi sono stati capaci di dire che sono due buchi neri, ciascuno 30 volte più pesante del Sole, che stanno girando uno verso l'altro fino a immergersi e formare un unico buco nero, e questo guizzo finale è l'immersione dei due buchi neri uno sull'altro. E qui non è molto lontano, il segnale è partito solo mezzo miliardo di anni fa, quindi praticamente ieri, è nel nostro universo vicino, e per dirvi qual è l'impatto di aprire questa nuova astronomia, vi ricordate la materia oscura, quella che non si vede? Beh, pare che sia fatta tutta di questi buchi neri qua, cioè ce ne sono tanti che potrebbe essere che tutta la materia oscura che dà da mangiare a una quantità di miei colleghi pazzesca, in realtà sono solo un grande numero di buchi neri che prima non vedevamo perché sono neri e si vedono solo con le onde gravitazionali. Io, siccome 4 km mi sembrano pochi, mi occupo di una cosa che invece è nello spazio, il principio è lo stesso, ma nello spazio puoi mettere le masse molto più lontane fra di loro, 2 milioni e mezzo di chilometri, per satelliti, ma il principio è lo stesso. Questo è un progetto, non c'è ancora questo rivelatore, vi dico dove siamo, abbiamo fatto molte cose importanti, si chiama LISA in gergo, è un acronimo anche questo. La differenza fondamentale è che mentre sulla Terra potete vedere onde solo molto veloci, perché la Terra è troppo rumorosa, se andate a onde troppo lenti tutto si muove sulla Terra e genera gravità che non ha niente a che fare con le onde gravitazionali. Nello spazio potete andare a onde molto lente vuol dire onde, come vi farò vedere, emesse da corpi molto molto pesanti. Nello spazio c'è il vantaggio che potete mettere le masse in caduta libera, veramente, non avete bisogno di attaccare al soffitto, come sta facendo l'astronauta lì. In realtà la povera astronauta, se seguisse questo
filmato abbastanza a lungo, vedreste che lei deve continuamente rimetterle al centro, perché sennò se ne vanno e sbattono contro le pareti della stazione spaziale. E quindi, se volete veramente fare un rivelatore con una massa che va libera all'interno di un satellite, e questo è uno dei trucchi tecnologici fondamentali di LISA, dovete misurare, la massa sta libera dentro il satellite, poi voi misurate che sta facendo il satellite, se il satellite sta per urtare la massa, accendete i razzetti e lo tenete centrato, un po' come la corsa al cucchiaio, no? alle fiere di paese. Dovete stare attenti che niente disturbi queste masse, su questo ci ritorno, ma se volete avere un'idea di che cosa potrebbe far finta di essere un'onda gravitazionale, il peso di un virus nella vostra mano sulla Terra è una forza enorme e va soppresso, cioè il peso di un virus, che è piccolino. Ok, questa la salto, diciamo, questa è un po' di dettagli di come sarà fatto effettivamente, cioè questa massa con il rivelatore laser, c'è un telescopio per mandare la luce da un satellite all'altro, eccetera, un filmino così divertente, ma forse non c'ho il tempo, quindi lo supero, basta. Vi posso solo dire che di queste masse di prova ce ne sono 6, due qua, sono a coppie messe nei satelliti. L'idea della missione è che ogni satellite in realtà è messo in un'orbita intorno al Sole indipendente, come quella della Terra, ma le orbite sono solo un po' inclinate, un po' sfasate, per cui magicamente, è una proprietà della meccanica celeste, questi tre satelliti formano un triangolo, un'evocazione leggermente biblica, formano un triangolo che se ne va in giro intorno al Sole, e il fatto che vada in giro intorno al Sole è molto importante perché permette di triangolare la direzione della sorgente, quindi ne fa un vero telescopio che individua da dove sono partite queste onde gravitazionali con una buona precisione. Come dicevo prima, se andate a masse separate da milioni di chilometri, misurate onde che ci mettono ore ad oscillare, e onde di questo tipo, uno poi si dovrebbe fare due conti, ma sono emesse da cose non 10 volte la massa del Sole, ma molti milioni di volte la massa del Sole. Vi farò degli esempi fra un attimo, sono scritti qua. Ovviamente quando si va a bassa frequenza vuol dire anche corpi piccoli ma lontani, per esempio con un rivelatore spaziale che si chiama LISA, il due buchi neri che LIGO, il rivelatore terrestre, ha visto 2 anni fa, LISA li avrebbe visti un anno prima, gli avrebbe detto attenzione, sta per arrivare, fra un poco la furia di girare gira così velocemente che lo vedi anche tu sulla Terra, e l'osservazione congiunta per gli astronomi è un paradiso, io non capisco almeno perché, ma per loro è un paradiso. Dunque, vi faccio un esempio di sorgente. Allora, quella cosa che vedete lì non è un film, sono fotografie del centro della nostra galassia prese a mesi di distanza l'una dall'altra. Allora adesso l'immagine si zooma e voi vedete che ci sono stelle che nel tempo in cui Giove fa un giro intorno al Sole, stelle sono queste, non pianeti, girano intorno a un oggetto e non si vede. Noi oggi sappiamo che al centro della nostra galassia c'è un buco nero la cui massa è circa qualche milione di volte la massa del Sole. Per di più sappiamo oggi che tutte le galassie hanno questa specie di tuono. Al centro della galassia c'è questo buco nero, io sorvolo sul fatto che forse non tutti sanno cos'è un buco nero, ma ci ritorno un poco dopo. Quindi quando due galassie si scontrano, come in queste istantanee viste da Hubble, quello che succede è che i due buchi neri all'interno della galassia formano un sistema binario, girano uno intorno all'altro perdendo energia, come avete visto prima, ed emettono onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali sono così potenti che l'energia emessa da questo evento è più grande di tutta l'energia emessa sotto forma di luce da tutto l'universo nello stesso tempo. Questa è l'energia coinvolta in questi processi. E quindi, non a caso, quando LISA funzionerà, invece di vedere questo segnale bellissimo, ragazzi, per noi ci siamo messi a piangere quando l'abbiamo visto, però molto erroroso, noi vedremo questi segnali pulitissimi, e per di più, mentre questo, come vi ho detto, è partito praticamente ieri, cioè solo 400 milioni di anni fa, questi sono segnali che vengono dal confine dell'universo. Quando si è formata la materia, se ci sono queste due galassie che fanno questo, le vedremo, stanno lì che aspettano di essere viste. E quindi è uno strumento, e questa è la ragione di fare anche questo osservatorio, non solo quello di queste, perché questo è un osservatorio dello spazio profondo e di altissima precisione. Vedete come sono puliti.
Un altro, e poi passo a cose più mondane, se uno di questi grandi buchi neri sono al centro della galassia, si mangia un piccolo buco nero, e succede, si può calcolare che succederà frequentemente, gira intorno al buco nero, prima di essere ingoiato dal buco nero, una fine terribile, prima di essere ingoiato dal buco nero, gira alcune centinaia di migliaia di volte e vi manda questo suono che vi permette di fare una mappa dell'universo. Allora, questo suono sono onde lente, ve l'ho detto. Però immaginate di accelerare le onde e di darle un altoparlante per sentirle, sentireste questo. Questa è la versione accelerata 1.000.000 di volte, il suono emesso da questo sistema, e questo è perché è un buco nero. Qua l'oggetto si è ingoiato in tutto il buco nero e niente esce più, perché da un buco nero non esce niente. E quindi questa è la dimostrazione che l'oggetto che si è ingoiato il piccolo buco nero è un buco nero e ha quello che i fisici chiamano l'orizzonte degli eventi, la superficie su cui si ferma il tempo e lo spazio scompare. Oh, ho superato la parte di astronomia, perché io non sono astronomo, e torno alla parte di meccanica. Allora, per vedere le onde gravitazionali abbiamo detto che bisogna pigliare, scusate che lo faccio ripartire, bisogna pigliare due masse messe molto lontane e guardare se accelerano una rispetto all'altra. E ovviamente volete che accelerino solo perché sotto lo spazio è curvo, come ho cercato di rappresentare in questo cartone animato. Non volete che accelerino, per esempio, perché delle particelle le urtano e le mettono in movimento. Queste potrebbero essere le molecole del gas, molto grandi perché non si vedono le molecole del gas. E quindi, e quanto bene bisogna fare? Beh, se volete, cioè, quindi voi dovete sopprimere qualunque forza che mette in movimento queste masse e fa finta di essere un'onda gravitazionale. Questo è il problema. Bene. Molecole di gas, forze elettriche, forze magnetiche, spinte, ditate, niente è consentito. Va bene? Quanto bene dovete fare? Non siamo i soli che devono levare le forze sulle cose. Per esempio, il satellite GPS, se qualcuno si mette a scuoterlo, addio navigatore dell'automobile. Però il satellite GPS ha bisogno di sopprimere le forze a questo livello, e questa è una di quelle scale in cui a ogni tacca bisogna migliorare di un fattore di 10. Bene. Questo è quello di cui ha bisogno il satellite GPS, in certe unità, questo è quello di cui ha bisogno l'ISA, e c'è circa 1.000.000 di mezzo. Quindi bisogna fare meglio 1.000.000 di volte di qualunque cosa sia stata fatta prima. Devo dire, bisognava fare meglio, perché l'abbiamo fatto. Purtroppo non si può provare a terra, perché se voi mettete le masse libere a terra, vi cascano sui piedi, come sanno tutti, non si può provare a terra. Però fortunatamente, per dimostrare che voi siete in grado di mettere due masse libere nello spazio senza disturbi, non le dovete mettere a 1.000.000 di chilometri l'una dall'altra, anzi le potete mettere vicino e misurare le loro accelerazioni relative. E questo è il concetto di LISA Pathfinder, di cui vi c'è scritto il nome, che è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea che ha deciso molto tempo fa che l'astronomia con le onde gravitazionali era così importante, ma la tecnologia così rischiosa, da investire una missione per dimostrare la possibilità di mettere le masse in caduta libera a questi livelli di precisione che avrebbero fatto impazzire Einstein. E quindi l'idea è: prendi un braccio di LISA, due masse a 5.000.000 di chilometri, strizzalo e metti le due masse, lo fai diventare 40 centimetri per ragione A, e lo metti in un unico satellite. E questo è il concetto della missione di cui vi parlo con fine della conferenza. Quindi l'idea della missione è: vattene lontano dalla Terra, perché la Terra è un postaccio se devi fare esperimenti gravitazionali, metti due masse, metti da riva, no? Arrivano dal buio profondo, eccole qua, metti due masse di prova in orbita senza che niente le tocchi. Le masse sono in realtà dei cubetti di 5 cm di oro platino, molto pure, molto omogenee, molto non magnetiche. Misura la loro accelerazione con uno di questi relatori laser che sta tutto dentro al satellite, non deve viaggiare per 5.000.000 di chilometri. Poi ti devi portare un po' di accessori, ci sono degli elettrodi perché devi qua e là dobbiamo esercitare delle piccole spinte sulle masse di prova, ci dobbiamo portare della luce ultravioletta perché queste masse sospese nello spazio si caricano, perché nello spazio ci sono i raggi cosmici che le caricano e noi le dobbiamo scaricare, ma insomma vi risparmio un po' di dettagli.
ti devi portare dietro delle cose molto mondane, cioè siccome queste masse galleggiano libere, circondate da uno spazio di molti millimetri, non è che le puoi lasciare libero al lancio. Un lancio spaziale è una cosa micidiale, tutto libero, sarebbe come il cannone libero sotto coperta nelle navi del 700, la vostra massa vi bucherebbe il satellite, per cui dovete bloccare la massa praticamente parcheggiandoci un'automobile sopra, questa è la forza esercitata, poi la dovete liberare e lei deve cadere, quindi diciamo poi andare nello spazio non è proprio banale. Comunque poi tutto questo, non so se avete visto il filmato prima, inserito in un satellite e l'abbiamo lanciato. Se volete vedere la vera verità, questa è la massa di prova, questa non lo potete vedere più, è in orbita da un pezzo. Questa è la massa di prova, viene inserita in questa scatoletta che contiene gli elettrodi, è sempre parte di un sistema ottico, quindi tutto deve essere allineato con precisione di un decimo di metro, per quello che si chiama il micro. E qui vedete, questo è un contributo italiano, questo è il contributo italiano alla missione di Alto, oltre che contribuire al sottoscritto. E qua vedete il rivelatore laser, un altro gioiello di costruzione ottica. Questi pezzetti sono attaccati uno all'altro con una tecnica che praticamente riforma il vetro, per cui è un po' come se fossero scavati dal pieno, una tecnologia piuttosto sofisticata, perché avete pochi minuti per allineare le cose, sempre con allineamenti micrometrici. Comunque quando poi avete fatto tutto, montate le due masse di prova con tutti i loro accessori e il banco ottico in una struttura di vetro, perché tutto deve essere stabile, e lì vedete, diciamo, l'industria, questa è un'industria tedesca che monta il sistema, ci mette tutti i fili, tutte le cose, non costa poco, come avete capito. Nell'interesse del tempo, io fra poco faccio partire anche questo filmato, quindi dovete essere un po' statici, e vedete da una parte questo che viene montato da un satellite e dall'altra il satellite che viene montato su un modulo di propulsione che serve arrivare all'orbita finale, poi il tutto viene chiuso nel fairing, come si chiama, il contenitore che viene montato sui razzi. E questo filmato dura troppo per questa conferenza, non so che fare, e fra poco lo interrompo. E una volta che è stato fatto, qui vedete l'apparecchio che è stato chiuso, questo non ci voleva. E poi alla fine questo viene portato, ci dovrebbe essere una breve scena in cui lo vedete portato con un camion e montato sulla rampa di lancio. Vi risparmio i dettagli, l'abbiamo filmato, questa è una delle cose piacevoli, tu dici, lo firmi e dici, ah, c'è una cosa che va nell'universo profondo, ma in realtà tu hai filmato solo la scatola esterna che ritorna sulla Terra ignominiosamente poche ore dopo, quindi la celebrità dura veramente poco. E poi il 3 dicembre del 2015, mia moglie se lo ricorda bene, l'abbiamo lanciato dalla Guyana francese, che è lo spaziodromo europeo dell'agenzia Ariane Space, e ci abbiamo messo 15 anni a farlo, quindi io pianto senza. E dopodiché abbiamo fatto un po' di giri intorno alla Terra per prendere velocità. Poi abbiamo navigato per circa un mese, l'11 gennaio già cominciavano a accendere gli strumenti, il 22 gennaio ci siamo liberati dal modulo di propulsione, il 3 febbraio è successa una cosa fondamentale, abbiamo liberato le masse di prova da quel meccanismo che non era chiarissimo che non finisse, che ti rimane la massa di prova attaccata al dito, quindi il project manager della missione, tipo generale del passato, diciamo, è stato il suo momento più alto. E dal primo marzo abbiamo cominciato le operazioni scientifiche, già il 7 giugno siamo stati in grado di fare una pubblicazione scientifica con i primi risultati. Le cose sono andate così bene che ci hanno dato i soldi per continuare fino al 30 giugno, poi vi dico che facciamo da qui al 30 giugno o dopo il 30 giugno. Adesso vi devo dire cosa abbiamo trovato, qui diventa un pochino tecnico, però non vi spaventate. Allora, questo è un grafico, e perfino in inglese, tanto per darci un po' di aria tecnica. Questo è un grafico del livello di rumore, livello dei disturbi. Questa parola, acceleration noise, vuol dire accelerazione dovuta ai disturbi. Ed è un grafico dove più siete in basso, meno disturbi ci sono e quindi meglio è. Quindi per far funzionare l'osservatorio spaziale noi dovevamo dimostrare, cioè per far funzionare l'osservatorio spaziale bisogna che i disturbi stiano sotto questa linea gialla.
Per mettervi la cosa in prospettiva, questo numero è un milionesimo di un miliardesimo della forza di gravità terrestre, per dare la prospettiva. Quindi per fare questa missione bisogna stare qua. E questa è una di quelle scale, di nuovo, dove se andate su di uno scacchetto state facendo 10 volte peggio, se andate in giù state facendo 10 volte meglio. Questo è... Allora, il primo, di nuovo, qua, questa è la frequenza, cioè quanto tempo ci mette l'onda gravitazionale a oscillare. Bisogna che le accelerazioni dovute ai disturbi non oscillino a queste frequenze. Per darvi l'idea, questa frequenza corrisponde a un'oscillazione che ci mette un intero giorno a oscillare, questo numero, questo è un minuto. In realtà, per non far costare la missione di dimostrazione una fortuna, l'ESA ci ha detto: va bene, senti, non importa che tu vai qua sotto, siamo contenti se tu mi dimostri che stai sotto questa linea blu, non vi faccio perdere tempo, ma costa molto meno fare quello. Il primo marzo abbiamo acceso la macchina ed eravamo sotto la linea blu. Io ho ricevuto questa notizia mentre tornavo con l'aereo nel parcheggio dell'aeroporto di Verona, e lì non ho pianto perché dovevo aprire la macchina, però ci sono andato vicino. La cosa importante è che abbiamo capito per gran parte la sorgente dei disturbi, e dopo appena un mese di lavoro eravamo già qui, cioè i disturbi misurati erano già più o meno dove deve stare la missione di lunga. Ci hanno dato i soldi per le estensioni, siccome abbiamo più o meno capito le sorgenti, questa parte qui, le masse sono agitate dal fatto che, nonostante siamo sotto un vuoto super eccezionale, ogni tanto una molecola di acqua, e principalmente acqua, urta la massa di prova e gli dà un'accelerazione, e questo corrisponde ai disturbi a queste frequenze qui, diciamo 20 minuti, questi sono 20 minuti, invece a più bassa frequenza sono un sacco di altre cose, cambiano. Fatto sta che ci hanno dato i soldi per continuare, e a dicembre, a Natale, questo è un grande Natale, noi stavamo molto meglio, un fattore 2 meglio di quello che la missione ha bisogno per fare la misura gravitazionale, e a febbraio stavamo ancora meglio, ma io non sono autorizzato a mostrarlo questo grafico, quindi questo grafico si autodistruggerà in pochi secondi. Se volete avere un'idea, e poi finisco, la linea blu è l'accelerazione che avrebbero due masse di prova divisa se ci fossero due buchi neri da 1 milione di masse solari a 12 miliardi e mezzo di anni luce del mondo. La linea rossa sono i disturbi misurati da Lisa Patrano. Ma come sono i disturbi? È una linea orizzontale, però se la ingrandisci si vede che non è proprio una linea orizzontale, c'è un po' di disturbo, ma questo vi dà l'idea che praticamente i segnali di onde gravitazionali si vedono puliti, i disturbi sono tali che gli segnali si vedono. Questa cosa è stata accolta con grande entusiasmo, siamo andati non solo sulla BBC, ma siamo finiti sul Guardian, che è già un colpaccio, e il tono è sempre stato semaforo verde per un osservatorio di onde gravitazionali nello spazio. Cioè, questa missione ha detto ok, si può fare. È stata una cosa fantastica, non è stata facile, abbiamo avuto i nostri problemi industriali, lo sviluppo doveva durare 10 anni, è durato 15, però è una delle cose belle dell'Europa, diciamo, questo è uno sforzo di tutta l'Europa. Se vedete le bandierine di chi ha contribuito a una missione spaziale come questa, e tutte le missioni spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea sono contribuite da tutta l'Europa, dall'Agenzia in collaborazione con l'Agenzia Spaziale dei Paesi Membri. Un gruppo misto di ingegneri, studenti di dottorato, postdoc, professori universitari, astronomi, che ha lavorato un clima, io dico a tutti, un privilegio come questo, sono poche le persone sulla Terra che l'hanno avuto, io mi considero un uomo fortunatissimo, è stata un'esperienza con dei momenti molto bui, ma mai dei momenti in cui noi abbiamo litigato per questioni che non fosse la fisica, sulla fisica litighiamo moltissimo, ma per il resto... E quindi devo dire, è stata un'esperienza entusiasmante. Al 18 luglio 2017 avremo volato per 593 giorni, avremo fatto operazioni per 504 giorni, ma se poi mi sono finite, il 18 luglio mi fanno l'onore di prendere il dottore di autodistruzione, la missione viene distrutta,
e dice: mamma mia, da piangere? No, perché con 3 anni d'anticipo l'ESA ha iniziato lo sviluppo dell'osservatorio finale di onde gravitazionali LISA. Non vi risparmio i dettagli, ma insomma ha cominciato le cose in ottobre del 2016, mentre la programmazione diceva 2020, e siamo già in una fase di studio iniziale, poi comincia l'attività industriale. La cosa dovremmo essere in grado di lanciare intorno al 2030, che è tanto per me, ma diciamo in realtà per l'astronomia umana è domani, e quindi siamo molto felici. E quando LISA girerà, se trasformate segnali gravitazionali in onde sonore, il cielo farà questo rumore qua. Perché questo è un misto di segnali da molte sorgenti gravitazionali sovrapposte. Il cielo in realtà sta facendo un concerto ad altissimo volume, solo che noi non abbiamo ancora le orecchie pronte, ma se rimanete sintonizzati con noi nel 2032 avremo le orecchie per vedere. Grazie.